C'è una notizia positiva e una notizia negativa, perché la decisione della BCE di venire in aiuto dei poveri titoli di Stato italiani ha ovviamente tolto dal mercato un fattore di incertezza, quindi sono subito piovuti gli acquisti, le ricoperture tecniche e quant'altro. Abbiamo visto lo spread, ovvero la differenza di rendimento fra il titolo tedesco e i titoli italiani, dai 400 punti, una soglia ritenuta di altissimo pericolo, ha fatto retromarcia fino a 280, diciamo in una zona di maggiore e tranquillità. Di fatto però la notizia negativa è questo, da oggi, da questa mattina, l'Italia entra ufficialmente a far parte dei paesi in crisi e che necessitano di un sostegno della Banca Centrale Europea, e questo ovviamente non è una bella cosa.